Allora, buongiorno. Buongiorno. Siamo in compagnia di Arfaras. Arfaras, ecco, ok. Quindi siamo in compagnia di Arfaras, Giorgio Arfaras, economista che attualmente collabora anche con l'IMES, ma soprattutto è direttore esperto del settore economico del centro Einaudi. Sull'IMES lei ha fatto un intervento nel quale riporta il racconto di un banchiere berlinese che parla di un ritorno alla Mitteleuropa. Sì, Potrebbe spiegare la storia è bellissima. No, non c'è niente di complicato, perché è un racconto, non un film. Sarà stato il 93, il 92. Allora c'è questa grande banca tedesca, ma grande ma non internazionale, locale, insomma, grossa ma non internazionale, che invita gli investitori a Praga, nel castello dei Wallerstein, una roba lussuosissima, dove c'è questa cena, e a un certo punto questa signora, che era di padre berlinese e madre viennese, si alza e inizia a parlare, dicendo che il sogno della sua vita si stava avverando, che stava rinascendo la Mitteleuropa, che era il cuore della civiltà, che gli americani avevano rovinato il cuore della civiltà perché non capivano niente. Il presidente americano ai tempi della prima guerra mondiale, Wilson, venne definito quell'asino di maestro elementare. E che ora era tutto tornato a posto, che loro avevano tutti i soldi che servivano per rifare tutto quanto da capo e finalmente si tornava a, come dire, a vivere nel cuore della civiltà. Parlava, a un certo punto c'era un signore, che era un alto ufficiale della NATO statunitense, che ovviamente fumava di rabbia. Questo si volta verso di me e mi dice: ah, i tedeschi sono rimasti, noti i tedeschi, generico, e sono rimasti socialisti. Boh. Che cosa voleva dire? Non lo so. Mentre voi italiani ci possiamo fidare. Fine della storia. Allora, questa è per dire, la storia era per dire che dietro la vicenda dell'euro, ma nei racconti diversi, c'è molto di più di una storia di una moneta. Dire che l'euro è una moneta senza anima, così, vuol dire va bene per i comizi. È molto più complicato. L'euro era la leva per, diciamo così, far emergere l'anima dell'Europa. E che questo poi è succo, perché se fosse solo una moneta non si scalerebbe così tanto. Cioè, voglio dire, vabbè, alla fine è una moneta, ma non è solo una moneta. E questo, secondo me, è il punto da comprendere, adesso senza fare discussioni tecniche sulla crisi greca. Il punto è capire che cosa ha rappresentato. Se in buona sostanza, l'euro viene concepito quando cade l'Unione Sovietica, cioè voglio dire, viene anticipato, segue, ma diciamo il suo concepimento, come dire, la pianificazione del figlio vera e propria, avviene con la fine dell'Unione Sovietica, dove l'Europa, ovviamente, che ha sempre, l'Europa c'entra la Germania, Ma perciò soprattutto no, la Germania, sì, quindi però gli l'Italia. altri erano tutti d'accordo, io mi ricordo in Italia, erano tutti d'accordo. E come dire, Però forse la Germania vedeva qualcos'altro, vedeva più lontano. beh, sì, intanto vedeva la fine delle ferite, vedeva il rilancio, no? Ma poi voglio dire, l'idea era che era finita un'epoca in cui l'Europa erano tanti staterelli, come dire, protetti dagli americani contro l'orso russo. Finita quest'epoca, cioè basta con l'orso, basta con gli americani, vogliamo anche la nostra moneta. La nostra moneta è ciò che ci consente di essere indipendenti dalla politica economica americana, perché se uno ha una monetina, alla fine la sua monetina è influenzata dal dollaro, se uno ha una monetona no. Quindi questa era l'operazione. L'euro nasce come una mossa strategica di indipendenza dall'Europa. Senta, il ruolo dell'Italia all'interno di questo progetto europeo si è sempre ritenuto piuttosto marginale, rispetto ai paesi cuore, rispetto alla Germania. Ma che poi sembra rispetto alla Germania, sì, certo, anche la Francia, anche la Spagna, Sì. sì. E, il Friuli Venezia Giulia che posizione potrebbe avere in tutto questo? C'è Beh, intanto il Friuli un Venezia Giulia limite? fa parte dei buoni, no? I cattivi sono i greci, i portoghesi, che sono pelosi, mangiano insalate. Bene, quindi Mentre siamo i morti. friulani fanno parte dei, come dire, delle fortune
formiche, di quelli che lavorano, risparmiano tanto e non vanno in piazza a tirare sassi. E il punto è capire bene come. Allora, la mezzaluna fertile, cioè sì, c'è in Mesopotamia, ma c'è anche qui, cioè sarebbe la Baviera, l'Austria, il Veneto, la Slovenia, no? Questo pezzo è assolutamente integrato, non è un. Veneto e il Friuli. Sì. Veneto e Friuli, il Triveneto. Allora, il Triveneto, la Bavaria, l'Austria e la Slovenia fanno parte, come dire, di quelli che porti ai matrimoni, perché non ti vergogni, perché sono integrati con te sia culturalmente che economicamente, quindi Friuli è a posto, cioè, non fa parte di, come dire, della banda dei cattivi. Senta, è sempre nel suo articolo su Limes, riporta anche un intervento sulla crisi greca, sì, che sostiene che i greci come tali non sono malmessi, è malmesso invece il loro debito pubblico. Fa una differenza su tutto questo? Sì, certo, perché sono i margini di manovra economici e politici di questa storia qua. Allora, il debito pubblico greco per 2/3 è detenuto fuori dalla Grecia. Il che significa che il debito pubblico greco è un problema per i greci, che lo devono pagare, ma anche per gli altri che se lo sono comprati. E se i greci smettessero di pagare, che è un problema delle banche e delle finanziarie europee, soprattutto francesi e tedesche, l'esposizione italiana è minima. Però è chiaro che se il sistema finanziario comincia ad andare male, e siccome è tutto intrecciato, ancora c'è un problema per tutti, anche se nessuno tocca un pezzo di carta greco. No, era un ragionamento che scivolava nella politica più che nella finanza, e cioè se, allora, il 95% del debito pubblico giapponese è detenuto dai giapponesi. Se il tesoro del Giappone smette di pagare le cedole, i giapponesi hanno un tenore di vita più basso. Siccome 2/3 del debito greco è detenuto da non greci, se il governo di Atene tagliasse le cedole e non le distribuisse più, colpirebbe per 2/3 i non greci e per 1/3 i greci. Cioè, l'internazionalizzazione del debito greco è un elemento di forza della Grecia, di forza negoziale, perché gli altri più di tanto non possono, tirare la corda, perché se tirano la corda e salta il debito greco, in realtà si fanno male loro. Infatti il negoziato in corso, che poi dietro sembra che ci sia solo, come dire, pasticcia, urla, è un negoziato sottilissimo, cioè che quelli che hanno la forza di qui, quella di là. Come andrà a finire? Evidentemente non lo so, io mi auguro che vada a finire bene, perché, come dire, mi piace l'euro, mi piace l'Europa, io non ho le sue fissazioni, e sarà lunga, perché la storia della Grecia è come il canarino nelle miniere. Cioè questo inizia a cantare, tu hai paura che arrivi il gas. Il gas che è il debito pubblico di altri paesi, e non dell'Italia, questa sarà una discussione lunghissima, è malmesso. So che i paesi che hanno un debito pubblico malmesso non sono la Grecia, sono anche la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Giappone, cioè i paesi grossi. E allora, insomma, diciamo che la storia della Grecia è una palla di neve che se non si ferma diventa una slavina, perché la Grecia alla fine è il 2,5% dell'economia europea, quindi è niente. Se comincia a toccare il debito malmesso dei paesi maggiori, è lì davvero. Allora, non è che succede niente, non è che la gente muore di fame, semplicemente ci vorrà un decennio di austerità per me. Cioè uno deve ficcarsi in testa che deve vivere in maniera austera per 10 anni, insomma tutto qui, non è che uno muore e non ha più da mangiare. Non sono gli anni 30, per cui, come i figli Frank Capra, la gente si è in coda per mangiare la zuppa. Come dire, è una sfortuna da ricchi. Sì, ci sarà un tenore di vita. Più basso, poi neanche tantissimo, per un periodo protratto e poi tutto finito lì. Adesso non esageriamo. Ma in che modo la politica potrebbe trovare soluzioni diverse alla crisi che sembrano colpire appunto la Grecia? Lei ha parlato della Gran Bretagna. Adesso infatti anche questo è un altro argomento interessante con le elezioni, che non c'è nessun vero vincitore. Ma la politica cosa che deve fare? Deve tagliare le spese e alzare le entrate del bilancio dello Stato. E uno dice tutto qui, sì, ma provi a farlo.
Cioè la politica come dire, deve ridurre nella misura del possibile le spese o le dinamiche di spesa, così possiamo sempre un esagerato, e fare in modo che ci sia una certa vivacità delle entrate. Una volta che questa cosa qui avviene, piano piano il debito pubblico si risana, quindi il ruolo della politica è essenziale perché deve costruire il consenso del risanamento. In questo senso è la cosa più importante, perché nei paesi democratici si usa il consenso, non è che uno manda i carri armati e elimina quelli che non sono d'accordo. Siccome si esce da questa crisi organizzando il consenso è il mestiere dei politici, i politici sono al centro della scena. A livello regionale, beh, le spese regionali, ma per incrementare le entrate, un Friuli Venezia Giulia, che cosa consiglierebbe? Ma niente. Secondo me alla fine si lavora, si produce e basta. Non è che ci siano ricette, l'unica cosa è non rovinare l'economia. Diciamo così, farla andare. Una volta che va in maniera sana, non la si tosa, la si tosicchia, e questa cosa qui fa sì che, ed è nell'interesse dell'economia reale che le cose si risolvano, perché se non si risolvono i tassi di interesse sul debito pubblico diventano molto alti e per conseguenza diventano molto alti i tassi di interesse ovunque nell'economia, quindi anche per gli imprenditori che hanno bisogno di capitale. Quindi salvare il debito pubblico da una dinamica perversa è nell'interesse di chi si occupa di economia reale, perché altrimenti il costo del capitale diventerebbe difficile da reggere. E quindi qui siamo, insomma. Bene, la ringrazio, ci sentiamo. Grazie.